Bellissimo. La dolce vita di Fellini, restaurata con 8.000 ore di pulizia digitale per riparare segni del tempo, graffi e giunte. Restauro curato da Gucci, The Film Foundation, Cineteca di Bologna, Medusa Film, Pathé Foundation, Jérôme Seydoux Pathé, Paramount Pictures e Cinecittà Luce. Orgoglioso, oltre ogni dire, Martin Scorsese, presidente di Film Foundation, che dice di avere un debito con Fellini, che mi insegnò ad amare e trasportare su pellicola il concetto di libertà d'affresco. Così come Raffaello o Michelangelo avevano un loro modo di dipingere, vedendo La dolce vita si intuiva cos'era l'aggettivo felliniano: luci, ombre, nessuna trama. La storia sarebbe restata legata al personaggio, alle atmosfere, allo sguardo di qualcuno. E orgoglioso anche Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa Film, che ha annunciato 2 giorni di proiezioni gratuite della copia restaurata della Dolce Vita, che distribuirà in 12 città italiane.